Ciao a tutti raga, qua è Santa come al solito e oggi vi porto il video più richiesto fino ad ora da quando ho aperto il canale, ovvero il video su come impostare un cut e su come comportarsi durante il cut stesso. Penso sinceramente che sia il miglior video che io abbia mai realizzato per il mio canale e quindi spero che vi piaccia. Il cut. Non si può parlare di cut se non si mostra una trasformazione e questa è stata la mia nel corso di più o meno 4 mesi. Partiamo ora dalle basi. Se ci si vuole definire, se si vuole dimagrire, bisogna raggiungere uno stato di deficit calorico, ovvero bisogna bruciare più calorie di quelle che si ingeriscono con il cibo, nell'arco di una giornata, di una settimana o in generale sul lungo periodo. Per perdere grasso, nella maggior parte dei casi, bisogna ovviamente perdere peso. Ma quanto perderne? Una persona al di sopra del 15% di grasso corporeo può permettersi di perdere fino all'1% del suo peso corporeo a settimana, mentre un individuo che sta al di sotto del 15% di grasso corporeo al massimo dovrebbe perdere sullo 0,5% del peso corporeo a settimana. Facciamo due calcoli. Se un grammo di grassi a 9 kcal, un chilogrammo di grasso a 9.000 kcal. Prendiamo ora come esempio un ragazzo di 77 kg al 12% di body fat. Secondo ciò che abbiamo detto prima, questo ragazzo dovrà perdere intorno agli 0,4 kg a settimana, che corrispondono a 3.600 kcal di deficit settimanale e quindi circa 500 kcal di deficit giornaliero. Se il nostro ragazzo di 77 kg ha un fabbisogno di 3.000 kcal al giorno, questo vuol dire che le sue chilocalorie per fare un cut sono 2500. Vediamo ora come ripartire al meglio i nostri macros. Io consiglio dai 2 ai 2,5 grammi per chilogrammo di proteine, dagli 0,7 all'1 grammo per chilogrammo di grassi e le restanti chilocalorie in carboidrati. Voi sapete che sono un gran sostenitore della flessibilità nell'alimentazione e quindi qua vi porto un piccolo esempio di cosa può trovarsi nel mio frigo durante una fase di cut. Come potete vedere, gli alimenti sono tanti, sono vari e non mi limito esclusivamente a mangiare alimenti che vengono considerati, tra virgolette, puliti. La dieta flessibile non la sostengo solo io, ma anche la letteratura scientifica. Questo studio dimostra come un'alimentazione flessibile sia associata a un minor BMI e a minor ansia e depressione. Il vostro cervello probabilmente vi ringrazierà. Durante un cut consiglio sempre di introdurre dei refeed day, ovvero dei giorni di rialimentazione dove si alza la quota di carboidrati e si diminuisce leggermente quella di grassi. Questi refeed day, oltre a darci un bel break psicologico dal deficit calorico, innalzano temporaneamente i livelli di leptina, uno degli ormoni che si occupa di gestire il nostro appetito. Probabilmente vi sentirete meno affamati. Un altro dei vantaggi del refeed day è un breve restock delle riserve di glicogeno intramuscolare e quindi più energia durante gli allenamenti successivi al refeed stesso. Vi consiglio di effettuare il primo refeed day a 4 settimane dall'inizio del deficit e poi aumentare sempre di più la frequenza di esso man mano che dimagrite. Una cosa che mi sento in dovere di dirvi per la vostra salute mentale e per la buona riuscita del vostro cut è che i progressi in un cut, come per qualsiasi cosa, non sono mai lineari, ma sono bensì ondulatori. L'importante è che il trend generale vada nella direzione voluta. Parliamo ora di una cosa molto importante, ovvero il cut inizia con il bulk. Per essere sicuri di avere una fase di cut di successo, bisogna non diventare dei cotechini durante le fasi di guadagno. Il guadagno di peso deve essere quindi controllato, bisogna concentrarsi sull'alzare gradualmente le chilocalorie senza un guadagno di peso troppo eccessivo e bisogna sostanzialmente rendersi conto che ci vuole tempo. Io consiglio un guadagno dallo 0,5% del peso corporeo in giù a settimana. Quanto tempo prendersi per concludere un cut di successo? Io non mi prenderei, se fossi in voi, meno di 16 settimane, ma farei, a seconda di come siete messi, anche una ventina. Questo anche considerato il fatto che io consiglio, dopo 8 settimane circa di dieta, di prendersi un paio di settimane di diet break. Questo diet break non è altro che portare le nostre chilocalorie a mantenimento per un paio di settimane. Ci dà un ottimo break psicologico dalla dieta e probabilmente avremo qualche energia in più.
È ovviamente importantissimo durante il corso di un CAT monitorare attentamente il peso corporeo e le proprie circonferenze corporee. Per quanto riguarda il peso corporeo, io mi concentrerei sulla media aritmetica settimanale, non tanto su pesate singole settimanali. E per le circonferenze, occhio che scendano soprattutto quelle giuste. Se il braccio scende e la vita rimane uguale, c'è qualcosa che non va. Ultimo, ma non meno importante, parliamo del NEAT, che sta per Non-Exercise Activity Thermogenesis, ovvero l'attività fisica legata a comuni attività quotidiane e non per forza ad esercizio fisico mirato. In parole povere, è molto importante non essere pigri durante un CAT, perché le piccole attività quotidiane, tutte sommate tra di loro, possono portare ad un dispendio energetico veramente importante e quindi possono aiutarci a raggiungere il tanto desiderato deficit calorico. Queste attività possono essere, per esempio, camminare invece che prendere l'autobus, la moto o la macchina, oppure semplicemente fare le scale invece di prendere l'ascensore. Ok raga, il video è giunto al termine e spero che vi sia piaciuto. Se così è stato, come al solito, non dimenticate di lasciarmi un like, di iscrivervi al canale e di seguirmi sugli altri social, Instagram e Facebook. In ogni caso, li trovate in bio qua sotto. Ciao e grazie!